io sono stanco, voglio salire sulla mula. Ah, sei la mula più stanca di te. No, tu non hai digerito ieri e hai bisogno di camminare. Ma se ieri non abbiamo nemmeno mangiato? Beh, l'ultima volta che abbiamo mangiato tu non avevi digerito. No, 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 è stata la penultima volta. Oh, però, da quanto tempo non mangiamo? Domandalo un po' a lui che tiene il conto di tutte le mie digestioni. Ah, non sta scritto da nessuna parte che bisogna mangiare tutti i giorni. Sei sicuro? Io non l'ho mai letto. Per forza, lui non sa leggere. Stanno suonando un'altra musica da quelle parti. Che facciamo, Pinto? Io direi di aspettare. Sì, ma al riparo dietro quelle rocce. Zitto, piano. Visto che tipi? Sono gli uomini del Supremo. È tempo perso, Raio! Rogate bene, cercate dappertutto! Speriamo che non ci portino via tutti i polli. Scusa. Qui non c'è niente! Ruga bene! Raio, ce ne vogliamo andare! Dov'è la mappa? Raio, neanche questo sa niente! Torniamo al tempio! Tutti in sella! Vamos, vamos. Madre di Dios, muchachas, che orrore. Mi è passato persino l'appetito. Vergine del Pilar, potevano finirlo almeno. Morire e smettere di soffrire. Scusa, compadre. Barco. E barco. De oro. Ha detto oro? Ah, io ho sentito oro. Oro? Compadre. Compadre. Non hai molto fiato da sprecare. Parla. Parla piano e chiaro, eh? Oro di Montezuma. Zuma. La mappa. Dove? Lì, nella colombaia. Vai a vedere. Sì, sì. Oh. Yahoo! Guarda bene! Questo? Il segreto del barco d'oro al tempio di Texcoco, nella sala. Se n'è andato. Il tempio di cui parlava il vecchio è sulla montagna di Barrancos. E sulla montagna di Barrancos? C'è il Supremo e dove... C'è il Supremo? C'è la morte. Madre di Dios. È Dago che torna. È Dago che torna! Avverti al Supremo. Thank you.
Dago e gli altri sono di ritorno al Supremo. Donna Ramona, se gli uomini mi porteranno la notizia che aspetto, la somma del vostro riscatto diventa un'inezia. Tale che sarà inutile scomodare vostro padre ulteriormente. Anzi, andremo addirittura a trovarlo a Città del Messico. Sarà la prima tappa. Io con il mio esercito. Non lo avete ancora, l'esercito? Al Supremo non piacerà che torniamo a mani vuote. E allora? Riemo, signor. Tutto si è concluso con un'esercitazione di tiro. I ragazzi si sono divertiti un po'. Abbiamo bruciato tutto come ci avete ordinato. E il vecchio? Morto. Non siamo riusciti a cavargli una parola. Leon! Comanda, Supremo. Portami Coselito. La storia del Barco d'Oro me la cantava mia madre quando ho aperto gli occhi, e sua madre a lei. Personalmente non ci ho mai creduto, niente di più di una leggenda. Tutte le favole del mondo in fondo sono vere. È una storia che mi fischia nelle orecchie da troppo tempo. Sì, troppo, perché qualcun altro non ci abbia già messo sulle zampe. Chi sono? Il Supremo. Vedo che fai progressi. La verità può farsi strada anche nella mente ottenebrata di un vecchio frate ubriacone. E perché il Supremo? Sei il discendente diretto di Montezuma. Sei l'ultimo dei sacri imperatori del Messico. Hai raggiunto lo stato di divinità. Bueno, bueno, fin qui ci siamo. E allora? Perché hai osato mentirmi, verme? Non c'era nessuna carta sul Barco d'Oro. E quel bastardo è morto senza parlare. Adesso tu vai a raggiungerlo. No! No! Leon! In nome di Dio! No! Pietà, in nome di Dio! Pietà! Pietà! Rimane ancora attaccato al suo assurdo dio. Birre. Che puzza qui dentro. Un bicchiere pulito. Ehi, straccioni, suonate qualcosa che non sia una bastarda lagna messicana. Pepe, diglielo tu al signor. Ma, signor, noi conosciamo soltanto bastarde lagne messicane. Hai sentito? Il Pidocchio ci ha confessato che non è stato al conservatorio. Avete visto? A ballare se la cavano meglio! L'Accademia di Ballo l'hanno frequentata! Sì! Che c'è, Gringos?
Il Messico non vi piace? Eppure è un bel paese. Bisogna capirlo per apprezzarlo. E tu lo hai capito? Certo, io sono di qui. Ci sono nato in Messico. E lo apprezzi? Te l'ho detto. Una volta capito, lo si apprezza. E potresti spiegarcelo? Certo che potrei. Ma siete troppo stupidi per poter capire. Dateli in pasto ai coyotes. Signor, un momento. Parlo io. Scusa, Paco. Aspetta, io della mamma. Mento, io parlo della mamma. No, lascio parlare. Avete detto sulle montagne di Barrancos, vero? Sicuro. La carta parla chiaro, no? È tutto scritto, amico. E perché dovrei aiutarvi? Beh, per un sacco di buone ragioni, ombre. Se è vero quello che ha detto il vecchio, a Texcoco deve nascondersi qualcosa di molto grosso. Tu comandi e noi ti ubbidiamo. E dopo si divide in quattro, da bravi compagnieri. Sì, mi sembra giusto, no? Questa è una ragione. E le altre quali sarebbero? Beh, sì, è vero, ci siamo dimenticati di dire una cosa. Che sulla montagna c'è il Supremo. Hai sentito mai parlare del Supremo? Sì, lo conosco. Se il demonio cercasse soci, sicuramente andrebbe da lui, ma alla fine rimpiangerebbe la società. E il Supremo è un pazzo sanguinario che pretende di conquistare il Messico. È una malerba che soffoca il nostro paese. E qualcuno dovrebbe fare qualcosa per estirparla. E subito. Bueno. Vamos, compañeros. Andiamo da un mio amico che viveva a Texcoco e la conosce come le sue tasche. Giù, svegli. Andiamo, sbrighiamoci, su. Don Algonzino! Pecos. Pecos Martinez. Sono 10 anni che non ti vedo. E questi chi sono? Peones, uomini della nostra terra. Rivoluzionari? Beh, rivoluzionari a modo loro, padre. E com'è il loro modo? C'è?
C'è cosa? Il modo di fare una giusta rivoluzione? No, no, padre. L'uovo. Bisogna farla, figlioli, la rivoluzione. C'era. Povertà e malgoverno sono la nostra disgrazia. È vero, vero. Di tutte le storie della storia, la più triste è quella del Messico. Oh, certo, compadre, sì. Avete ragione, signore. Di che cosa hai bisogno, Pecos? Padre, che cosa sai di Texcoco? Dimmi, come hai avuto questa mappa? È incompleta. Questa non ti servirà proprio a niente. Ma la leggenda, padre. È il barco. Ma l'oro di Montezuma. Calma, calma. Texcoco è piena di gallerie segrete e ora ci abita il demonio. Vi dico come la penso, amici. L'oro c'è a Texcoco, se nessuno l'ha preso in questi secoli. Tu sai come entrare nel tempio? Certo, certo che lo so. Se davvero volete entrare a Texcoco, il mio consiglio è di cambiare strada. Ma se insistete, vi dirò qualcosa che potrà servirvi. Due sono gli accessi segreti alle 90 gallerie del tempio. Sulla montagna, a est, attraverso un budello cieco, si arriva a quella che un tempo era la stanza del grande altare. Sotto le pietre sono le orme del grande cacico. Un gioco di contrappesi aziona la pietra che apre la cella del tesoro. Buona fortuna, amigos. Siamo, muchachos. Il tempio di Texcoco. Il passaggio segreto dovrebbe essere dall'altra parte. Ma con questa luna è facile essere visti. Aspetteremo fino a domani. Domani? Aspettiamo fino a domani. Lo conosci? Sì, di nome. Molto coraggiosi a spingervi fin qui, amigos. Il riscatto è al sicuro a Rio Concho. Abbiamo un salvocondotto del tuo padrone, José Monero Alvarado. È il supremo. Tu puoi chiamarlo come vuoi, per me è lo stesso. Ci manda Don Consalvo Altamura, governatore di Matamoros. È disposto allo scambio. Domani, al primo sole, alla tienda del Sol. E i 20.000 pesos? Noi porteremo il denaro. Voi, donna Ramona, intesi? Molto bene. Sai con chi parli, amico? No. Mi chiamo Errayo. Significa fulmine. Oh!
E aspettate, muovetevi. Portate via queste carogne. Dagli una mano. Però, il raglio che tira dove. Dai. Ehi, ho un'idea. Farai a spenderli a raio. Non c'è niente che valga un peso fino a Veracruz o a Città del Messico, se facciamo eccezione del pollo arrosto. Io non voglio spenderli i soldi. Come? Li voglio e basta. È proprio qui l'errore, mon vieux. Dago si ingozza 8 volte al giorno. Tu non dormi la notte pensando a loro. C'è una sola cosa che valga la pena di vivere. Una cosa che si può fare di giorno e di notte. 350 pezzi da 10. Una miseria se pensiamo che ci sono 4 carri d'oro seppelliti qui intorno. La zona sacra si estende per parecchie miglia qui attorno. Anche se c'è un tesoro, non ci sbatteremo mai sopra il naso. Tu ci credi alla storia del barco d'oro? Certo, signor. Tutti lo sanno che è vero, che c'è oro qui attorno. Tutti sanno che c'è e nessuno sa dove. Cos'è, una filastrocca? No, una leggenda. È vero che voi messicani credete che quell'oro debba servire alla salvezza del Messico? No, alla mia salvezza. Vai, Elisa, il mio letto è freddo. Di un po'. Sì? Quando è che verrà quella sera che mi manderai donna Ramona a farmi la barba? Elisa non è niente male. Ma niente di paragonabile a quella bestiola puro sangue. Di, se continui a pensare a Ramona, finirai per metterti nei guai, francese. Niente scherzi, eh? Ramona vale 20.000 pesos. E suo padre finirà con lo sputarli. Sono io che sputo sopra il denaro. Ma sai com'è fatto il Supremo? Lo so com'è fatto il Supremo. Io i suoi diritti non li sfioro. Pagato il riscatto, Ramona è libera. E che vorresti fare, francese? Prenderti il denaro e tenerti la pollastra? E perché no? Io rinuncio anche alla mia parte. Non voglio niente. Tu e il raio ti prendi i soldi. Tu compri i fagiani. E io mi godo Ramona. I conti tornano, no? Sì, i conti tornano. E per te? Sì, d'accordo. Va bene pure per me. È pronto questo caffè? Quasi fa. Ragazzi, oggi invece della sveglia avremo della musichetta allegra. Buenos días, compañero. Buenos días. Beati voi, così dovrebbe essere la vita. Musica, tabacco, donne. Che buffo questo.
dove venite? Dove andate? Veniamo dalla festa di San Firmino e andiamo a quella di Guadalupe. Non avete per caso del caffè? Certo, certo, servitevi pure. A proposito di caffè, sergente, ma dovreste conoscere mia sorella. Sì, io... Sicuro, mia sorella Rosita. Ma... Fa il miglior caffè del mondo, è una ragazza davvero eccezionale. Ma che fai? Shh. Devo dirvi una cosa molto importante. Quei tre miei amici sono dei banditi. Banditi? Scusa, ti ho fatto cadere il cappellino. Gracias. Su, avanti, spogliateli. Legateli e andiamocene. Vuoi del vino? Sì, da qua. Tieni. Dago. Cosa c'è, maledizione? I regulares stanno venendo. Facciamo presto. Faremo un lavoretto pulito. Quando saranno a tiro, fuoco a volontà. Maledetti, non passano a valle. Attraversano la foresta. Per andare alla tienda del sol. Meglio così, muchachos. Faremo un viaggio e due servizi. Ho proprio voglia di mettere qualcosa nello stomaco. Vamos! E se ci sparano addosso all'improvviso? Questo fa parte del gioco, amico. Ma nella foresta saremo al sicuro. Almeno speriamo. Speriamolo. Ah. Oste, il vino! Siete certo di volere proprio vino Paceta, signor? Vi costerà un occhio. Questo vino ha fatto 8.000 miglia per arrivare. Non ti preoccupare, padrone. Sarai pagato. Questo è territorio del Supremo, ma noi siamo regulares. E paghiamo sempre. Ricorderai questo giorno, compadre. Sarà tutto molto allegro, vedrai. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Buongiorno, señor. Buenos días. Buongiorno, señor. Vamos, muchachos. Fabuloso, da qui, muchacha. Anche voi datemi da fare. Meglio riempirsi lo stomaco prima di tutto. Poi il lavoro. Fatemi un po' di posto! Nombre di Dio, che profumo. Lasciami indovinare.
Non c'è dubbio. Vino della vecchia, cara bastarda Spagna. Se qui ci fosse il mio amico Tonville, che razza di tipo quello, dovresti conoscerlo. Avrebbe già sistemato le due pollastre. Il Raio vi avrebbe già vuotato le tasche. Con Dago è diverso. Io non so fare niente a pancia vuota, nemmeno pensare. Ho chiesto a un medico il perché e non me l'ho saputo dire. Era un medico militare. A proposito di militari, tutti qui i tuoi uomini, sergente? Ne ho mandati due stanotte a Texcoco. Non li avete visti? Chi sei tu per fare domande? Una guida, signor. Ma ho con me il denaro. Io non l'ho ancora visto, amico. E io non vedo donna Ramona de Altamura. Sono poche le cose che ti rimangono da vedere ormai. Perché dici questo, signor? Io ho due buoni occhi. Certo. Ma io te ne apro un terzo in mezzo alla fronte, amico. Dice il settimo comandamento, anche perché l'amico viene con noi. Buenos días, oste. Te l'avevamo detto che ci saremmo divertiti. Scusate per il disordine. Thank you.
so che esiste questa stramaledetta mappa, con la dislocazione dei cunicoli e degli ingressi segreti del tempio che portano al tesoro del Barco d'Oro. È quella mappa che io voglio! Dovessi bruciare uno dopo l'altro tutti i villaggi della Sierra! Tutti i villaggi uno dopo l'altro! L'avrete. L'avrete, Supremo. Tanti l'hanno cercata per secoli. Voi lo fate soltanto da poco tempo, ma di certo l'avrete. Notizie di Dago? Dovrebbe essere già di ritorno, Supremo. È partito molto presto. Ha preso la strada lungo il rio Chaco. Il vostro riscatto, donna Ramona. Presto sarete libera. Ciascuno di noi fa l'uso che vuole della propria libertà. Io dico che voi al Supremo siete libero di conquistare il Messico. Dago, di continuare a riempire quel mostro di stomaco che ha. E il Raio di pensare soltanto ad arricchirsi. E voi, donna Ramona, che cosa farete della vostra libertà? Tonville, tu che sai che uso fanno gli altri della loro libertà. Tu della tua, che ne fai? È solo un gioco, al Supremo. Volevo semplicemente sapere se tra la mia libertà e quella di donna Ramona c'era qualche cosa in comune. Cosa senti, Leo? La canzone, Supremo. È il Barco d'Oro. È il Barco. Vamos, compañeros. Vieni via, Tombi. Voi tre, qui. Presto. In ginocchio davanti al Supremo. E in piedi. Chi siete? Io Paco, eccellenza. Io Pepe, agli ordini del Supremo. Io sono Pinto, eccellenza. Ladroni. Disertori, mio Supremo. Disertori del reggimento di Francisco Perez. Che sia maledetto. Dove avete imparato quella canzone? Canzone? E quale, mio Supremo? È il Barco d'Oro, animale. Ah, è il Barco d'Oro. È in galera, nel carabosso de Matamoros, da un uomo che era stato condannato a morte. Condannato a morte? E perché? Gli hanno trovato addosso un mucchio di dobloni d'oro, eccellenza. Non ha voluto spiegare dove li aveva trovati e l'accusa è stata di furto sacrilego. Pesos dire Carlos, mio Supremo. Se ne trovano soltanto nelle chiese. Eh sì. Questi tre rimangano al campo. Fateli mangiare e bere come vogliono, ma non si allontanino. Va, Leon, pensaci tu. E l'uomo coi pesos di Re Carlos, l'hanno impiccato? No, signore, è scappato come noi quella stessa notte. Raccontate tutto da capo e con precisione. Allora, ricominciamo da capo. Quella notte... Thank you.
Ehi, voi. Come sapete che verrà qui? Beh, l'ha detto lui. Sì. Quando ci siamo divisi nella pianura, ha detto: raggiungete Texcoco. Solo col Supremo sarete al sicuro dai soldati. E io verrò, ha detto. Com'è il tipo? Descrivimelo. Beh, non saprei. Niente di straordinario. Un tipo degli altipiani. Lungo come una quaresima. E con una cicatrice allo zigo. Destro. Sì, destro. Sì, sì. Corpo di Dago. Questa volta gli hanno dato un cibo difficile da digerire. È andato. 2 once di piombo proprio sotto il cuore. E tu chi sei? Come sei riuscito ad arrivare fino a qua? Con questo passaporto mi è stato molto facile. Qualcuno deve pure accompagnare Dago all'inferno. Non io, amico. Io ce l'ho spedito. È lui! L'uomo degli altipiani! Un momento, amico! Ehi, un momento! Non è il tipo che cercate! Ferma! Ehi là! Salve, amico! È lui! Ciao, usted. Saluta, muchachos. Salve! Hai detto di aver sparato a Dago. Perché? Dietro il cadavere dell'affamato troverete i soldi da riscatto. Prendeteli. Il vostro amico Dago ve li stava rubando. Il resto lo dirò al Supremo. Allora era vero. Sì, ho assistito alla scena. Dago ha ucciso i vostri uomini e se ne andava con i soldi del riscatto. Io ero alla taverna. Sono rimasto disgustato. Disgustato nel vedere qualcuno che stava per imbrogliare il Supremo. Come possiamo credergli? Tutto ha l'aria di essere un trucco. Tutto può essere, Raio. Ma quest'uomo non ci ha portato solamente il cadavere di Dago, ma anche il riscatto. Portate qui Donna Ramona. Ed è l'uomo che dice di aver notizie del barco d'oro. Io credo di sapere dov'è la mappa. Ho l'impressione che quest'uomo ci porti troppe cose. Diffidane. Dimmi, ombre. Cosa ti spinge a questo? L'oro dei messicani deve tornare ai messicani. E voi, El Supremo, siete il Messico. Il Messico risorgerà con voi e riconquisterà l'antico splendore. Tu mi piaci, ombre. Tutti quelli che si comportano lealmente mi piacciono. I soldi che s'era rubato Dago erano anche troppi per un povero peone come me. Era tanto che volevo raggiungerti. Sono qua perché io credo alla causa, il Supremo. Dov'è la mappa? Qui. Qui. Mi hanno detto nella montagna di Texcoco, nella camera della fiamma eterna, ci sono 2 leoni. 2 leoni gemelli. Guardando la fiamma, il leone alla tua sinistra contiene la chiave del barco d'oro. Secondo te, cosa significano questi segni? Vedi, qui c'è la grotta di Guadalupe. L'oro dovrebbe essere qui, oltre il rio. Come lo riconosci? Ci sono nato. Allora, diceva la verità. Bene, Elisa.
Puoi preparare Donna Ramona. Il riscatto è stato pagato. Ma la condurrò io stesso a Città del Messico. Vamos, hombres. Domattina all'alba andremo alla caverna di Nuestra Cruz. Adesso uscite tutti. Voglio rimanere solo. Ehi, messicano, vuoi bere anche tu? Grazie, signor. Se è vera la tua storia, ci vorrà una vita per ringraziare te. Il denaro non è che sterco del diavolo. Lo hanno fatto tondo perché deve rotolare e la gente deve corrergli dietro. Certo, c'è di meglio. Meglio del denaro? Servire la causa, signor. Se è una causa giusta. La mia causa sono le donne. Ma con Donna Ramona mi sta andando male. La mangiavate con gli occhi. È molto bella, Donna Ramona. Se non fosse stato per Dago, Donna Ramona sarebbe nel mio letto. Il riscatto è già stato pagato. È libera ormai. Il Supremo non la libera per ora, ha un suo piano. Sicuro, signor. Ma se io desiderassi una donna in particolare, beh, me la prenderei. Buenas noches.
Tardi per mangiare, guapa, eh? Senti, fra un'ora ho finito. Perché non vieni a trovarmi un po' dopo? Dormono tutti, domattina partono presto. Su, non fare la difficile, non sono poi peggio degli altri. Donna Ramona, siete sempre la più bella. Non avete nient'altro da fare? Volete che lo dica a Tonville? Sta tranquilla, non è uno di loro. È venuto a liberarci. È venuto a liberarci? E allora che ci fa qua dentro? E come è riuscita ad entrare qui? Dal tetto? Da dove io sono entrato, voi potrete uscire, se mi darete ascolto. C'è un bel mucchio di soldi sulla tua testa, Ramona, ma io... non credo che... Mio padre ha pagato il riscatto. Sì, lo ha già pagato. Ma potrebbe ricevere in cambio il tuo cadavere. Che cosa dobbiamo fare? Domani mattina quasi tutti lasceranno il tempio. Appena potete, fuggite attraverso il cunicolo. Sarete fuori, troverete tre amici ad aspettarvi. E poi? Vi aiuteranno. Una mela, per favore. Ed ora ditemi tutto quello che sapete su El Rayo e Tonville. Ma sbrigatevi, abbiamo poco tempo. È l'alba, señores. Buenos días. El Supremo è quasi pronto. Dias, El Rayo. Dì, hai un fiammifero? Quanto saranno 30 o 40 mila libbre d'oro in dollari? Che siano dollari o oro non ha molta importanza, amico. 30 o 40 mila libbre sono un bel mucchio per tutti i diavoli. Un bel grosso mucchio. Sì, certo. Un bel mucchio. Sai, anche a me piace pensare a 30 mila libbre d'oro. Ma sono 30 o 40 mila le libbre? La leggenda dice 40. Ma io non credo alle leggende. Saranno 39. 39 o 40, amico, sono sempre un grosso maledetto mucchio. Ma tu hai mai fatto i conti della tua parte, Arraio? Sì, li ho fatti, maledizione. La maggior parte se riprende lui, è il Supremo, per la sua stupida rivoluzione. Dunque, vediamo un po', El Rayo. La metà, 15.000 libbre, per la stupida rivoluzione. E il resto diviso fra te, Tonville e la banda. Se non sbaglio, fa pressappoco... 5.000 libbre. Sì, 5.000. Beh, su 30.000 non è poi molto. Certo, amico. 5.000 libbre sono molto meno di 30.000. Secondo te quanto tempo ci impiegheremo, Pecos? Penso che in 4 ore saremo al canyon. Quindi potremo arrivare a Rio Guadalupe domani, forse. Dimmi, Pecos. Tu preghi qualche volta? Sì, qualche volta. Fai bene. Perché? Prega di non avermi fatto fare questo viaggio inutilmente. Voi siete liberi. Date loro un carro di viveri e mandateli via. Grazie, signor. Grazie. Muchissima grazie, signore. Tutti a cavallo! Ah!
Hai finito di fare l'idiota? Vuoi venire a darmi una mano? Ecco, è un ordine del Supremo. Abbiamo un carro di viveri e il suo salvocondotto, amico. Bene, controlliamo. No, no, no! No, ferma, non sai leggere, compagnero? Certo che so leggere. Ah, male, molto male, amico. Perché mia nonna diceva sempre che nulla è più pericoloso della cultura. Via, presto! Via, via, via! Presto! Essere questo. Vieni. Su, dai. Avanti, cercate più su, presto. Presto! Sbrigatevi! Andiamo, andiamo! No, coraggio! Vado a dormire. Buenas noches, Supremo. Buenas noches. Buonanotte, Supremo. Vieni pure avanti, Raio. Amico, hai delle buone orecchie, eh? Dicono. E magari sei svelto anche con la pistola. Magari, ma non come un fulmine. Lo sai quello che ti capiterà se non trovi il tesoro di Montezuma? Ed è per dirmi questo che sei venuto girando al largo dei fuochi? No. Ma ho ripensato a tutta questa maledetta storia. Se i pesos del barco d'oro esistono davvero,
Non vedo perché dividere in molti quando possiamo spartire soltanto in due. E il Supremo? All'inferno quel maledetto pazzo. Si è messo in testa di rovesciare il governo e di regnare sull'intero Messico. Io voglio quell'oro, Pecos, e andarmene. Ma non voglio lasciare la testa nella trappola di un pazzo. Hai ragione. Ora ascoltami bene. Parti questa notte, Raio. Ci vediamo domani al Picco de Grandes. Ma verrai? Certo che verrò. Ma se sarai solo... Tu vieni. Io sarò solo, te l'assicuro. Sono letti migliori, signor Tonville. Sacre nom de Dieu. Puoi trovarti una pallottola nello stomaco un'altra volta. Cosa c'è? I tre muchachos che erano con me in attesa della corda a Matamoros. Beh, hanno lasciato il campo. Ma je m'en fous, mon vieux, che mi importa? Ma vedi, signore, hanno una donna con loro, Ramona. Merde. Tu cosa ne sai? Il riscatto fa gola a tutti. Ma se mi ascolti, quella donna è tua. Parla. Ferma, ferma, questo è il posto. Scarichiamo, presto, prepariamo il campo. Sparate! Sparate a vista! Su tutti! Su Erraio, su Tonville! E trovatemi quel maledetto impostore! Portatemelo a pezzi! Si sono messi d'accordo quei maledetti cani! Ma come cani rabbiosi finiranno! Andate, presto! Tornare da me senza i loro cadaveri! Non ritornate senza! Eccoli. No, Fiet, no. Non coprirti, tesoro, ora che ti ho ritrovato. Ehi, signor. E di questi tre che cosa ne facciamo? Ammazzateli. Avanti, muoviti! Ma perché? Ci lascio. Siamo soli adesso. Siete quasi soli. Tutti dobbiamo morire prima o poi. Loro per averti seguito e tu per la tua lussuria. Ehi, muchachos, suonate qualcosa di molto allegro e che sia francese.
C'è sempre un lato buono. Pensa che fortuna che hai. Muori davanti a una bella donna e con una musica nelle tue orecchie, invece di marcire in galera alla Cayenne. Sei stata molto brava, Ramona. Ma ora copriti. Non vorrei che ti raffreddassi. E adesso che si fa? Ho ancora un appuntamento. Un appuntamento molto importante. Voi non lo sapete, ma El Rayo mi aspetta. Rayo significa fulmine. E un fulmine non si fa mai aspettare. El Rayo! Viene qualcuno! È Pecos! Ma è solo. Perché? Non badarci. Prendimi il cavallo. Puntuale. Ehi, ragazzi, come mi chiamano? El Rayo. E perché mi chiamano El Rayo? Lo sanno tutti. Perché sei un fulmine con quella. Appunto. Sono solo. Ti è rimasto soltanto un colpo là dentro. Si rimedia subito. No. Un colpo deve bastarti. È stato uno schifoso trucco. Il tuo amico Tonville già ti aspetta, El Rayo. Lo hai fatto fuori? Sì, Dago, il francese. E ora tocca a te. Non fai male i tuoi conti, messicano? Sono un uomo molto modesto. Lasciami provare. Mi dispiace, ma io non voglio ucciderti, messicano. Ci sono carri d'oro che ci aspettano. Ti aspetta soltanto un foro da qualche parte. E una fossa, El Rayo. Se passa un'anima gentile. No, io non voglio ucciderti. Io bado solo a quell'oro. Abbiamo trovati morti. Vi ha fatti fuori il messicano. Al tempio! Presto!
presto! Maledetti, quanti saranno? Hola. Buenos días, Supremo. Attento. Siete rimasti in quattro. Sei uno sciocco, muchacho. Ora ho un colpo per ognuno di voi. A che ti giova esserci contro? Dobbiamo spiegarci noi due. Ti comporti avventatamente adesso, dopo essere stato così furbo sinora. Passa dalla mia parte. Ti nomino mio maresciallo. Marceremo insieme. Tu marcerai solo davanti a questa. Pecos, ti invito alla saggezza. Noi due insieme. Ho un ultimo colpo, Supremo. Ti consiglio di essere calmo, se no te lo piazzo in mezzo alla fronte. Ma io sono disarmato. Non ho bisogno di armi. Io sono il Supremo. L'uomo designato dal destino per liberare il Messico. Peccato che i tuoi discepoli siano tutti morti. Dago di cibo, Tonville di donne e il Raio di oro. Tu invece morirai di fame. La tua è fame di potere. Parliamone, Pecos. Discutiamone. Quello che tu chiami fame di potere non è superbia. È soltanto amore per il Messico. Mi offri un sigaro? Credevo non fumassi. Non ti è rimasto proprio nulla. Yeah.
non sparate! Prego, prego! E il barco? Allora. L'hai trovato? Dov'è? Dov'è? Dov'è il tesoro? Dov'è? C'è qualcuno che ha un sigaro. Pepe ha i sigari. Io? Sì, Pepe. Io ho il fuoco, eccolo qua. Ecco. E il tesoro? C'è. C'è, c'è! È proprio lì nel tempio. Oh, scusa, Pepe. Permesso. Ma dove andate? Terza galleria a destra. Secondo cunicolo a sinistra. In fondo troverete una cella. Ci sono i piedi di Montezuma. Camminateci sopra. Vedrete il barco d'oro. Vi siamo molto grati, signor. Gracias. De nada. Il denaro del vostro riscatto. Distribuitelo tra la povera gente del Messico. Ce n'è tanta in giro. Mio padre farà di più. È molto ricco. Anch'io ora. È il barco d'oro. Eccolo. Siamo ricchi. Dividiamo in parti uguali, vero? Chi ha detto di dividere, muchachos? Va bene, si divide. In parti uguali.